Bilancio che ritengo abbastanza positivo, in quanto si sono cercati di dare dei servizi alla città, quindi servizi di controllo, ma anche servizi che riguardano l'educazione stradale, servizi che possono riguardare anche la ricerca di limitare i danni visti i numerosi incidenti che si stanno verificando all'interno della nostra città. Dalle indagini per fermare la baby gang che stava seminando il panico tra i giovani aretini alla sicurezza stradale, dalla lotta al degrado alle nuove dotazioni di pistole e taser. La polizia municipale di Arezzo, in occasione della festa del suo patrono, San Sebastiano, traccia così un bilancio dell'anno appena trascorso, 365 giorni segnati profondamente dall'emergenza incidenti stradali, oltre 660 in un anno, quasi 80.000 invece le multe, mancanza di assicurazione, omessa revisione dei veicoli e uso del cellulare alla guida, le violazioni al codice della strada contestate più frequentemente. Si è cercato di fare dei servizi mirati, e si continuerà a svolgere dei servizi affinché i conducenti capiscono che, a prescindere dalle strade, però devono condurre i veicoli rispettando le norme di comportamento, la velocità e avere meno distrazioni possibili. Una delle questioni che poi ha preoccupato gli aretini negli ultimi mesi è quella relativa alla violenza giovanile. Le indagini svolte dalla municipale assieme alla squadra mobile hanno portato agli arresti della baby gang responsabile di una serie di rapine, aggressioni e minacce aggravate. È stato un lavoro di grande delicatezza prima di tutto, però anche di grande efficienza che ha portato alla chiusura di un problema che, diciamo, dava un'immagine di scarsa sicurezza soprattutto nei giovani. E quindi un ringraziamento particolare alla Polizia locale per quanto ha fatto. Tra gli obiettivi del 2023, senza dubbio, la quota 100. È un obiettivo importante per il comando perché consentirà di attivare il quarto turno. Ora, in che tempi sarà possibile ottenerlo? Non lo sappiamo in questo momento. Stiamo ridefinendo insieme all'assessore al personale i fabbisogni dell'intero ente, quindi comprensivo di quello della Polizia locale. Quello che ci sfugge è quanto durante l'anno, quanti trasferimenti o quanti concorsi vinti in altri comuni potranno impoverire il non cospicuo numero di agenti. Venerdì 20 gennaio sarà celebrata alle 17:30 in cattedrale dal vescovo Andrea Migliavacca la Santa Messa per la festa di San Sebastiano alla presenza delle autorità civili e militari.